Del giorno reca nell'ambito della discussione della risoluzione numero 700267 Giovanni Russo sull'orario dell'attività giornaliera del personale militare l'audizione informale in videoconferenza del capo del primo reparto dello Stato Maggiore della Difesa, l'ammiraglio di divisione Giacinto Ottaviani. Avverto che con il consenso dell'audito la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Saluto e do il benvenuto all'ammiraglio Ottaviani, che ringrazio per essere intervenuto in collegamento, ai colleghi presenti e ai colleghi che partecipano alla seduta secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento del 31 marzo 2020, ai quali rivolgo l'invito a tenere spenti i microfoni per consentire una corretta fruizione dell'audio. Dopo l'intervento del nostro ospite, darò la parola ai colleghi che intendano porre domande o svolgere osservazioni, cui l'ammiraglio potrà replicare. A tal proposito, chiedo ai colleghi di far pervenire fin da adesso la propria richiesta di poter intervenire al banco della Presidenza. Do quindi la parola all'ammiraglio Ottaviani. Prego, ammiraglio. Signor Presidente, onorevoli, buongiorno, grazie a loro per darmi l'opportunità di fornire un contributo in merito a questo delicatissimo tema che è quello dello straordinario. Il mio intervento si articolerà su due pilastri. Uno, farò un breve excursus della risoluzione che è oggetto dell'esame e dell'audizione corrente e poi farò delle considerazioni. Preliminarmente, tuttavia, desidero rimarcare brevemente il ruolo delle nostre forze armate per evidenziare la condizione di specificità a cui proprio la risoluzione nel suo incipit fa riferimento. Le forze armate sono costituzionalmente garanti della difesa del territorio e della sicurezza interna ed esterna del paese, a salvaguardia delle istituzioni democratiche. L'attuale contesto strategico è caratterizzato, come è noto, ancora da una diffusa instabilità e da un quadro di minacce in continua evoluzione. Non mi soffermo più di tanto, ma evidenzio i teatri della Libia, dell'Egitto, Libano, Siria, Balcani, l'area del Golfo Persico, Golfo di Guinea, non ultimo la contingente pandemia che vede l'emergenza sanitaria che vede i nostri uomini e donne in uniforme impegnati in prima linea. Quindi in tale quadro la componente umana costituisce il core di tutta la struttura della difesa. Ai nostri uomini e donne con le stellette viene istituzionalmente chiesto di essere pronti ad operare in aree di elevata crisi, in condizioni diseggiate, di forte pericolo, per lunghi periodi lontano dal paese e dai propri affetti, sottoposti a livelli di stress psichico e logorio fisico non comuni. Una condizione di impiego altamente usurante che presuppone il senso del dovere, l'obbedienza, l'impegno senza riserve fino al sacrificio della vita, se necessario, per l'assolvimento dei compiti istituzionali. Proprio tali aspetti rappresentano la condizione di atipicità e di specificità del personale delle forze armate. Specificità per il quale l'ordinamento ha delineato nel tempo, nell'interesse generale, un quadro normativo speciale, con forme di garanzia particolarmente stringenti, che ha da sempre garantito l'efficacia del sistema difesa. Un'efficacia che risiede in un insieme di principi e valori che garantiscono la capacità operativa, la compattezza e l'efficienza dello strumento militare. Fatta questa premessa, vengo ad effettuare un breve excursus dei contenuti della risoluzione in esame, che, come dicevo, evidenzia nel suo incipit il particolare regime a cui è sottoposto il personale militare. Difatti, il decreto legislativo 165 del 2001, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, prevede, in deroga a quanto stabilito per la restante pubblica amministrazione, che le materie attinenti alla contrattazione collettiva, la rappresentatività sindacale, rimangano disciplinate dai rispettivi ordinamenti per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare delle forze di polizia di Stato, il personale di carriera diplomatica e della carriera prefettizia. Proseguendo, il testo della risoluzione sottolinea l'essenzialità della totale disponibilità al servizio come elemento che contraddistingue la professione militare, principio fissato dalla legge 231 del 1990, che ha introdotto l'orario di lavoro per il personale militare, circa 9 anni dopo rispetto alle forze di polizia. La legge che ho appena citato, la 231, nel fissare l'orario di lavoro
settimanale stabilito in 36 ore, precisa infatti preliminarmente la totale disponibilità al servizio del personale militare. Detta precisazione è a suggello di quel necessario equilibrio tra diritti del personale con le stellette e i doveri ad essi attestati della difesa del territorio e della sicurezza interna ed esterna del paese. Con l'introduzione dell'orario di lavoro nasce, conseguentemente, l'istituto dello straordinario per le ore rese in eccesso. A seguire, infatti, il decreto del Ministro della Difesa del 25 settembre 1990, in attuazione della citata legge 231, ne ha previsto le modalità di remunerazione mediante il diritto al recupero compensativo, ovvero alla corresponsione del compenso in denaro, laddove non fosse possibile procedere al recupero delle ore. Il successivo provvedimento di concertazione recepito dal DPR 163 del 2002, ha tuttavia successivamente modificato la forma prioritaria di remunerazione delle prestazioni. Infatti, per effetto di questa previsione, il compenso in denaro delle prestazioni eccedenti l'orario di lavoro è stato considerato quale forma di remunerazione prioritaria rispetto al recupero compensativo. I contenuti del citato decreto del Presidente della Repubblica sono stati poi estesi al personale dirigente con la successiva legge 263 del 2004, contenuti poi mutuati e rinvenibili nell'articolo 18-25 del Codice dell'Ordinamento Militare, che si riferisce esclusivamente agli ufficiali generali e superiori delle Forze Armate. Per quanto attiene al pagamento e alla ripartizione delle ore di straordinario, con la risoluzione viene segnalato, riferendosi ad una interrogazione dell'onorevole Dal Monaco, che sebbene il personale militare venga impiegato oltre il normale orario di servizio, risulterebbe non possibile per il Ministero della Difesa sostenere regolarmente le spese per i pagamenti delle ore di lavoro straordinario e che inoltre sarebbe meno noto il criterio di ripartizione delle risorse, il quale sembrerebbe non equo, permettendo infatti ai dirigenti di gestire le modalità e le percentuali per il pagamento degli straordinari effettuati. Evidenzio che per procedere alla corresponsione del compenso in denaro è necessario che 1) sia stata effettivamente resa la prestazione straordinaria, 2) esista la disponibilità finanziaria, 3) non si superi il monte ore annuo retribuibile. A tale riguardo, il decreto interministeriale Ministero della Difesa e dell'Economia e delle Finanze del 17 marzo 2005 ha previsto un tetto massimo per la retribuzione del lavoro straordinario nei limiti di 300 ore per il personale dei gradi direttivi e non direttivi e di 450 ore per il personale dei gradi dirigenziali, titolare di posizione organicamente prevista. In presenza, poi, di impreviste e indilazionabili esigenze di servizio o carenze organiche, le autorità che esercitano le funzioni di comandante di corpo possono autorizzare il superamento dei predetti monte ore fino a un massimo del 70% per il personale che beneficia delle 300 ore, ed arrivare quindi a un totale di 510 ore, aumentare del 20%, quindi per il personale dei gradi dirigenziali, cioè riferito al tetto normale delle 450 ore. In merito, occorre precisare che le modalità di fissazione del monte ore retribuibile con il compenso per lavoro straordinario sono state tuttavia recentemente oggetto di rivisitazione. Lo Stato Maggiore della Difesa, in particolare primo reparto personale, a seguito di sollecitazione da parte della rappresentanza militare e di un impegno di governo promosso dalla Commissione Difesa al Senato, che nell'esaminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ha invitato il Governo a prevedere apposite modifiche normative affinché al personale delle Forze Armate, in determinate condizioni, anche in relazione alla riorganizzazione in atto, possa essere corrisposto il compenso per lavoro straordinario in deroga ai tetti massimi annuali individuali vigenti. E quindi lo Stato Maggiore di Difesa, primo reparto personale, ha promosso il decreto interministeriale in data 21 dicembre 2020. Detto decreto, che dispiega i suoi effetti a partire dall'anno 2020, fissa nuovi limiti orari annuali individuali per il pagamento del compenso del lavoro straordinario, prevedendo per tutto il personale, senza differenziazione di ruoli,
in un'ottica di armonizzazione che quindi non distingua più tra dirigenti e non dirigenti, un tetto massimo annuale individuale pari a 450 ore, che vale per tutti, e delle maggiorazioni, anch'esse valide per tutti, del tetto di 450 ore fino al 70%. Infine, la possibilità, valida sempre per tutti, di innalzare tale ultima maggiorazione fino al 100% in caso di straordinarie esigenze di carattere emergenziale, attestando tale potestà autorizzativa ad autorità titolari di posizioni non inferiori a quella di vertice d'area direttore generale. Andando oltre, codesta commissione, nell'ambito della risoluzione, evidenzia la volontà espressa nel 2018 dal Ministro della Difesa pro tempore in occasione dell'audizione sulle linee programmatiche del Dicastero, di voler operare uno sforzo comune per le retribuzioni, le carriere e il miglioramento della qualità di vita del personale. Concetti, peraltro ribaditi, come è stato rappresentato, dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vecciarelli, in occasione dell'audizione tenuta in merito alla costituzione delle associazioni professionali a carattere sindacale, nella quale ha affermato che l'operatività di ogni reparto in termini di efficienza, efficacia ed economicità risulti intrinsecamente connessa con la salvaguardia del morale, della salute psicofisica e del benessere del personale. Nell'ambito della risoluzione viene altresì considerato quanto riportato in un articolo della rassegna Giustizia Militare, scritto dal Brigadier Generale Lotorto, intitolato L'orario di servizio del personale militare, valenza disciplinare e rilevanza penale. In particolare, si evidenzia come la definizione dell'orario di lavoro del personale militare persegue il duplice scopo di stabilire un metodo di razionalizzazione su base temporale della produttività al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse umane anche in condizioni di impiego logoranti e rischiose, al fine di mantenere il controllo delle proprie energie fisiche e psichiche e gestire la qualità delle proprie prestazioni in armonia con le direttive e gli ordini. Inoltre, proseguendo su questo tema, si legge che pur nella totale disponibilità al servizio, tipica della disciplina militare, la determinazione dell'orario di servizio non è l'elemento determinante della produttività, bensì a natura organizzativa, funzionale al razionale raggiungimento dei risultati. Infine, vengono segnalate tra le competenze dell'organismo indipendente di valutazione della performance quelle di poter proporre all'organo di indirizzo politico-amministrativo del Dicastero la valutazione annuale dei dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi e quella di applicare correttamente le linee guida, le metodologie e gli strumenti predisposti dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In conclusione, con la risoluzione si chiede di impegnare il governo a assicurare in condizioni normali il rispetto delle 36 ore lavorative settimanali per il personale non impegnato in turnazioni e per coloro che effettuano servizi di natura continuativa o stanziali. Vigilare affinché l'orario di lavoro straordinario non diventi una quotidianità e una fattispecie ingiustificata. Garantire il rispetto della regolarità dell'orario di lavoro, di cui alla legge 231/90, quella che prevede 36 ore settimanali, al fine di tutelare il benessere e il recupero psicofisico del militare. Assicurare, infine, iniziative volte ad individuare un servizio esternalizzato e digitalizzato di analisi e verifica dei dati relativi alle presenze ricevuti attraverso il sistema dell'informatizzazione, utile anche ai fini della valutazione della gestione del dirigente preposto alla sezione, ufficio, divisione, in ottica di efficacia, efficienza ed economicità. Terminato l'excursus della risoluzione, vengo ora a trattare le considerazioni in merito. La menzionata deroga, di cui al decreto legislativo 165/2001 in materia di contrattazione e rappresentazione sindacale, valida per il personale militare, oltre che per quello appartenente alle forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è stata successivamente ribadita con il riconoscimento normativo della specificità da parte della legge 183 del 2010. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere, dei contenuti del rapporto di impiego, della tutela economica, pensionistica e previdenziale, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche, di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna. Per lo svolgimento di attività operative ed addestrative determinate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato,
La legge 86 del 2001, recante disposizioni in materia di personale delle forze armate e delle forze di polizia, ha previsto che il personale delle forze armate impegnato non è assoggettato durante i predetti periodi di impiego alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro e connessi istituti. La citata norma, infatti, in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano in determinate circostanze l'impiego dello strumento militare, ha introdotto le cosiddette finestre operative, ovvero periodi di impiego in cui la prestazione lavorativa del personale viene resa in deroga alla normativa sull'orario di lavoro. Inoltre, viene previsto che al militare impiegato nell'attività di finestra operativa sia attribuita per i giorni di effettivo impiego una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione. Successivamente, il già citato DPR 163 del 2002, che ha recepito gli intendimenti della concertazione per il biennio economico 2002-2003, ha istituito due forme di compenso. Il primo, il compenso forfettario di impiego, da corrispondere al personale impiegato in esercitazioni o operazioni di particolari condizioni che si protraggono senza alcuna soluzione di continuità per almeno 48 ore, e un secondo compenso, chiamato forfettario di guardia, per remunerare il personale impiegato in servizi armati e non, di durata maggiore o uguale 24 ore, nei casi in cui tale personale non abbia potuto fruire dei recuperi compensativi per imprescindibili esigenze funzionali, ovvero per causa di trasferimento ad altro ente. Il DPR 171 del 2007 ha esteso poi i compensi appena detti anche ai volontari in ferma quadriennale nella misura del 70% di quella prevista per il primo caporal maggiore e gradi corrispondenti. Il personale dirigente, infine, per quanto attiene a questi compensi, in virtù delle previsioni dell'articolo 1826 bis del Codice dell'Ordinamento Militare, cioè del Decreto Legislativo 66 del 2010, è destinatario di omologhi compensi introdotti recentemente con la norma sul riordino dei ruoli. Nell'ambito della trattazione odierna, ritengo opportuno effettuare anche una breve illustrazione relativa al trattamento economico di quel personale militare impiegato nell'ambito dell'operazione Strade Sicure, in prima linea in difesa del territorio nazionale e al contempo per garantire il rispetto delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19. La disciplina economica del prefato personale è regolata da un decreto interministeriale che prevede la corresponsione di una indennità onnicomprensiva pari a 26 euro per i servizi svolti fuori dalla sede di servizio e di 13 euro per quelli svolti nella sede di servizio. Prevede inoltre compenso per lavoro straordinario con un limite individuale medio mensile di 40 ore effettivamente rese nell'ambito dell'operazione, da poter corrispondere anche al personale in ferma prefissata. Detto limite, a seguito di attività propulsiva dello Stato Maggiore di Difesa, è stato elevato recentemente al fine di compensare il personale che, nell'ambito di detta operazione, come accennato, ha dovuto far fronte a maggiori compiti affidati dalla compagine governativa connessi alla gestione dell'emergenza in atto. Tutte le ore in eccedenza rispetto al summenzionato limite sono compensate con il recupero compensativo, il cui termine di fruizione è il 31 dicembre dell'anno successivo. Come precedentemente esposto, la prestazione lavorativa eccedente il normale orario di servizio, qualora non retribuita con il compenso per lavoro straordinario, fa nascere in capo al personale il diritto alla fruizione del recupero compensativo. Il recupero compensativo, dal punto di vista giuridico, è una remunerazione in natura della prestazione ai sensi dell'articolo 2099 del Codice Civile, che fa maturare un diritto soggettivo patrimoniale del tutto identico alla retribuzione in denaro. I recuperi compensativi possono essere disposti solo dal comandante di corpo e fruiti esclusivamente in giornate lavorative, tenendo presenti tuttavia le richieste del personale, fatte salve le improrogabili esigenze di servizio. Il DPR 394 del 95, che ha recepito gli esiti della concertazione del 95, ha assoggettato la fruizione dei recuperi compensativi alla normativa della licenza ordinaria. Occorre precisare, in tale contesto, come
I recuperi compensativi, al pari della licenza, siano quindi diritti irrinunciabili. Inoltre, un successivo provvedimento di concertazione ha ben delimitato i termini di fruizione del recupero compensativo relativo alle ore rese in eccesso. Difatti, con il DPR 52 del settembre 2009, che ha recepito la concertazione per le forze armate nel biennio economico 2006-2007, le ore eccedenti dell'orario di lavoro settimanale vanno retribuite con il compenso per il lavoro straordinario. Le eventuali ore che non possono essere retribuite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio devono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenuto conto della richiesta del personale da formularsi entro il termine che sarà stabilito da ciascuna amministrazione. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante a ciascuna amministrazione, a condizione che la pertinente richiesta di riposo compensativo non sia stata accolta per esigenze di servizio. Con riferimento alla rilevazione delle prestazioni lavorative, il decreto del Ministro della Difesa del 25 settembre 90 ha previsto la rilevazione oggettiva delle presenze. Tale norma ha stabilito che la rilevazione venga effettuata con l'ausilio di sistemi elettronici e o meccanici che registrino con elevato grado di affidabilità gli orari di ingresso e di uscita. Successivamente, la legge 244 del 2007 ha stabilito che le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. Tale norma, in vigore inizialmente esclusivamente per il personale civile dell'amministrazione della difesa, a seguito di specifico parere pronunciato dal Consiglio di Stato, deve ritenersi applicabile la totalità del personale dell'amministrazione difesa, senza esenzioni derivanti dalla peculiarità dello status del dipendente in relazione al corpo di appartenenza. Tuttavia, il citato alto consesso ha ritenuto ammissibile il ricorso ad altro diverso sistema di rilevazione solo qualora le modalità del servizio espletato escluda ex se la possibilità di rilevare la presenza del personale mediante strumenti informatici, facendo nel contempo rientrare nella valutazione dell'amministrazione l'individuazione dei casi specifici in cui tali evenienze potranno verificarsi. In tali ipotesi, in ogni caso, il responsabile del servizio dovrà comunque provvedere alla certificazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale, evidenziando anche l'esigenza che ha comportato il protrarsi oltre l'orario normale. Nell'ottica del citato bilanciamento tra diritti e doveri connessi allo status di militare, è necessario inoltre evidenziare la presenza di taluni temperamenti che sono volti a compensare il personale dei maggiori carichi di lavoro che portano al superamento delle 36 ore settimanali di lavoro. Si tratta di mitigazioni individuate nel corso degli anni dallo Stato Maggiore della Difesa in sinergia con gli Stati Maggiori delle Forze Armate. Partendo dal più recente provvedimento, si sottolinea come il nuovo decreto interministeriale già citato del 21 dicembre 2020, avente come detto decorrenza dall'anno 2020, in materia di fissazione dei limiti orari annuali individuali per il pagamento del compenso per lavoro straordinario a favore del personale militare delle Forze Armate, abbia superato la precedente disciplina che operava una distinzione tra personale militare dirigente e quello non dirigente. A tale riguardo, infatti, come già detto in precedenza, il nuovo provvedimento stabilisce per tutto il personale, indistintamente dal ruolo, la fissazione di detti massimi tetti individuali, retribuibili con il compenso per lavoro straordinario in 450 ore. Come detto in precedenza, questo limite è elevabile per tutti al 70% per impreviste e indilazionabili esigenze di servizio e fino anche al 100% in caso di straordinarie esigenze di carattere emergenziale. Con riferimento alle modalità e ai criteri per il pagamento del compenso straordinario, lo Stato Maggiore della Difesa, in assenza di esplicite previsioni normative, ha fornito indicazioni alle Forze Armate sulla priorità da seguire per il pagamento delle ore di compenso per lavoro straordinario e per la fruizione dei recuperi compensativi. Quanto appena detto può essere adottato nell'ambito della discrezionalità amministrativa della pubblica amministrazione,
da intendersi come facoltà di adottare principi e regole giuridicamente leciti per il soddisfacimento di un interesse pubblico. In particolare, le ore da remunerare con il previsto compenso sono quelle più pregiate, più remunerative per il personale, procedendo quindi da quelle festive notturne, festive diurne, feriali notturne e feriali diurne. Pertanto, ne deriva che la fruizione delle ore a titolo di recupero compensativo avverrà invece in ordine logico inverso. Evidenzio, in questo contesto, che il comandante di corpo, nell'ambito delle proprie responsabilità e competenze, cura l'allocazione delle risorse disponibili per garantire la funzionalità dell'organismo di cui è a comando ed il perseguimento degli obiettivi istituzionali. In merito al decreto ministeriale citato del 2020, si evidenzia che lo scorso giugno lo Stato Maggiore della Difesa ha provveduto a presentare al COCER, comparto difesa, lo schema di tale decreto interministeriale. Il COCER ha deliberato di esprimere parere favorevole, di valutare la possibilità di una distribuzione preventiva delle risorse da destinare al lavoro straordinario, distinta per ruoli, e di ritenere necessario che le ore maturate non remunerabili con il compenso per lavoro straordinario per incapienza di fondi siano differite per il pagamento negli anni successivi fino ad avvenuta copertura finanziaria. In relazione a quanto chiesto, si osserva preliminarmente che la finalità del citato decreto è stata quella di trattare unicamente i limiti orari individuali e le nuove percentuali per le maggiorazioni degli stessi. Per quanto attiene invece alla valutazione in ordine alle modalità di distribuzione preventiva delle risorse, tale questione non può essere collegata al decreto interministeriale, in quanto afferisce ad aspetti di comando e di carattere gestionale che sono strettamente connessi con l'operatività dei vari enti comandi del Dicastero. In merito, lo Stato Maggiore della Difesa ha provveduto ad estendere la richiesta del COCER agli Stati Maggiori di Forza Armata al fine di sensibilizzare la linea di comando in ordine a detta richiesta e valutarla, sempre salvaguardando le prioritarie esigenze istituzionali dei vari comandi enti. Inoltre, la possibilità di remunerare le ore di straordinario in esercizi finanziari successivi a quello al quale sono state rese, chiesto sempre dal COCER, qui si fa riferimento al DPR 52 del 2009, che sembra già recepire parte delle esigenze partecipate dal COCER. Pertanto, per poter realizzare nella sua interezza quanto auspicato dal citato organo di rappresentanza, sarà necessario un intervento normativo che dovrà essere veicolato esclusivamente nell'ambito dell'attuale concertazione economica, peraltro al momento in atto. Un ulteriore traguardo raggiunto recentemente dalla Difesa, grazie alla sensibilità dimostrata dalla compagine politica, è quello relativo all'elevazione del monte ore individuale di straordinario cui è destinatario il personale impiegato nell'ambito delle operazioni strade sicure. Infatti, dall'esame degli elementi relativi all'articolazione del servizio, all'effettivo impiego nel dispositivo strade sicure, emerge che il personale al termine del periodo di impiego in operazione, pari a 6 mesi, fino a circa un anno e mezzo fa, prima degli aumenti, accumulava mediamente circa 140 ore in eccedenza all'orario di lavoro e 40 giorni di recupero festività, giorni non lavorativi, per un totale di 60 giorni lavorativi di assenza dal servizio, con evidenti ripercussioni negative sull'operatività dello strumento e soprattutto nocumento per il personale che non vedeva compensato nel giusto modo il proprio lavoro. L'elevazione dell'originario limite di 14 ore e mezzo a 21 ore mensili retribuibili, reso strutturale dalla legge di bilancio per l'anno 2020, ha consentito solamente di mitigare detta criticità. Successivamente, in esito a maggiori compiti connessi con la gestione dell'emergenza legata al Covid-19, tale monte ore è stato portato a 40 ore per il solo periodo emergenziale. In merito, la legge di bilancio per l'anno 2021 ha riconosciuto in via definitiva il diuturno impegno profuso dal personale con le stellette nelle piazze e nelle strade delle nostre città, rendendo tale limite definitivo e strutturale. Come rappresentato in apertura di intervento, le forze armate sono impegnate in un ampio ventaglio di attività addestrative ed operative, sia in patria che al di fuori dei confini nazionali, in virtù della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni internazionali, partecipazione che vede il nostro Paese sempre in prima linea, dando
Detti impegni presuppongono una fase preparatoria volta ad acquisire le capacità ed un'altra esecutiva di svolgimento dell'attività vera e propria. A valle di dette attività corrisponde generalmente un periodo di stasi operativa ed addestrativa destinata al recupero delle capacità psicofisiche. Detti periodi, che rappresentano le situazioni di cosiddetta normalità, sono quelli in cui il personale, oltre a non dover sopportare carichi di lavoro eccedenti, programma, sulla base delle indicazioni eventualmente fornite dai comandanti di corpo, la fruizione di licenze e dei recuperi compensativi. A tal proposito, giova ricordare che a tutela del personale, il citato decreto del Presidente della Repubblica numero 52 del 2009 pone dei limiti nella fruizione delle ore lavorative rese in eccesso, fissati entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quella di maturazione. Decorso il predetto termine del 31 dicembre, le ore non recuperate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili. Per quanto detto, pertanto, è cura dei comandanti di corpo assicurare che i termini siano rispettati, anche in considerazione che i recuperi compensativi, così come la licenza ordinaria, sono diritti irrinunciabili. Con riferimento ai contenuti dell'articolo citato nella rassegna giustizia amministrativa, brevemente, questi appaiono più che altro tesi ad evidenziare le responsabilità disciplinari e penali nel caso di mancato rispetto dell'orario di lavoro. Tuttavia, al riguardo, segnalo che nell'ambito del citato testo viene evidenziato come la totale disponibilità al servizio vada intesa non come retorica dedizione al lavoro, bensì come sensibilità istituzionale in virtù del giuramento prestato. Infine, in merito agli sforzi compiuti recentemente dalla difesa al fine di migliorare la situazione retributiva e le aspettative di carriera del personale militare, occorre ricordare che il provvedimento di riordino dei ruoli del luglio 2017 e il recente correttivo di dicembre 2019 hanno sicuramente propulso delle azioni migliorative. Infatti, a detti provvedimenti, in chiave attuale, bisogna ricordare le procedure concertative per il triennio economico e normativo 2019-2021, al momento in atto. Si tratta di provvedimenti in cui si è cercato e si cercherà di ottenere il massimo possibile, ascoltando sempre le istanze della base e della rappresentanza militare, portando avanti il massimo compatibilmente con le risorse messe a disposizione. Nel concludere, signor Presidente, onorevoli deputati, non posso non ricordare come negli ultimi anni, a fronte di una contrazione complessiva del 30% delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali, periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, a fronte di una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre forze armate, Esercito, Marina ed Aeronautica Militare, partendo dalle iniziali 190.000 unità, al fine di poter assolvere i molteplici compiti affidati, tra cui non bisogna dimenticare anche quelli di polizia e di protezione civile, occorre necessariamente ricorrere di sovente a prestazioni lavorative eccedenti il normale orario lavorativo, che, come accennato, vanno prioritariamente remunerate con il pagamento del previsto compenso, nell'ottica di premiare il personale, a prescindere dal ruolo di appartenenza, che ha lavorato in eccedenza rispetto al normale orario di lavoro. Quanto appena detto, fermo restando che il comandante di corpo, nell'ambito delle proprie responsabilità giuridiche e competenze, cura l'allocazione delle risorse disponibili per garantire la funzionalità del comando a lui assegnato ed il perseguimento degli obiettivi istituzionali. Fermo restando che, inoltre, il lavoro straordinario non può essere usato come fattore ordinario di programmazione del lavoro e può essere svolto solo per soddisfare le esigenze volte al conseguimento dei fini istituzionali delle forze armate, cui non si possa far fronte durante il normale orario delle attività giornaliere. Rinnovo alle signorie loro il mio ringraziamento per questa opportunità e confermo la piena e convinta disponibilità della difesa per ogni ulteriore sforzo che consenta di migliorare la qualità della vita lavorativa del personale militare. Avere uomini e donne in condizioni psicofisiche ottimali significa infatti avere militari in grado di eseguire al meglio le proprie prestazioni in armonia con le direttive e gli ordini ricevuti. Signor Presidente, ho concluso, rimango a disposizione per eventuali domande. Grazie.
Mirando, grazie a lei per la sua dettagliatissima relazione e soprattutto per la disponibilità, un contributo sicuramente importante su un tema altrettanto importante, appunto, e molto sentito dalla nostra commissione. Allora, io ho un paio di richieste di intervento. Iniziamo dall'onorevole Russo, prego. Grazie signor Presidente, ringrazio l'ammiraglio di divisione Giacinto Ottaviani per l'ottima relazione che invito anche a depositare in maniera tale da poterne fare tesoro tutti quanti. Ovviamente il core delle nostre forze armate è rappresentato da personale e la risoluzione che è a mia prima firma intendeva appunto con tale atto porre appunto l'accento su quello che è il grandissimo sforzo che le nostre donne, i nostri uomini in divisa operano tutti, hanno tutti i giorni, soprattutto per quanto riguardava l'operazione Strade Sicure. E mi fa piacere veramente tantissimo che lei abbia posto l'accento nelle fasi finali della sua relazione proprio su questo tipo di operazione che ha avuto dei risultati straordinari, soprattutto durante il periodo Covid, e l'attenzione del legislatore, posso dire innanzitutto della nostra Commissione Difesa, in maniera veramente corale, è stata quella di fare in modo di impegnarci affinché appunto fosse portata a 40 ore il monte orario, insomma, di straordinario che fosse remunerato per le nostre donne e i nostri uomini. La ringrazio vivamente e faremo tesoro di quanto da lei detto durante la relazione ai fini anche dell'approvazione della risoluzione. Grazie. Grazie onorevole Russo, l'onorevole Occhionero. Prego, collega. Grazie Presidente, grazie all'ammiraglio. La ringrazio ammiraglio per il suo intervento che ha chiarito le dinamiche di impiego del personale militare anche nell'ottica del conseguimento degli obiettivi a cui le forze armate sono chiamate. Questo concetto chiaramente deve essere, come lei ha già espressamente chiarito, messo anche a regime con le riduzioni previste dalla legge 244 del 2012, che hanno già proceduto ad una diminuzione netta del personale militare, nonostante poi gli impegni degli uomini e delle donne del personale militare sono sempre più ingenti. Mi riferisco, l'abbiamo già detto, l'ha richiamato anche il collega che mi ha preceduto, operazioni strade pulite, strade sicure, terra dei fuochi e chiaramente le conseguenze della pandemia. Per quanto state facendo, è chiaro che io non posso che ringraziarvi e credo che insomma sia il ringraziamento a cui tutta la Commissione si associerà. Proprio in virtù di quello che ho detto e di quanto lei ha rappresentato, credo che tenendo anche conto, no, delle sollecitazioni che arrivano dalla rappresentanza militare, è necessario incrementare le ore di straordinario retribuibili per il personale che opera per il bene della nostra nazione. Questo chiaramente con lo spirito di un sistema che vuole salvaguardare anche la necessità del rapporto riposo psicofisico e attività, oltre che conciliazione dell'attività lavorativa, del riposo psicofisico e degli affetti familiari. Quindi proprio in questa ottica credo che sia doveroso approfondire anche da parte nostra le tematiche collegate alla legge 244. Mi preme però evidenziare, e questo è un po' insomma il senso della mia domanda, considerato proprio quello che chiedono le rappresentanze, se allo stato attuale non sia il caso, forse anche in fase di rinnovo contrattuale del 2019-2021, garantire queste ulteriori risorse e nel contempo anche rivedere il sistema di distribuzione delle risorse sullo straordinario per le forze armate, anche per garantire alle fasce più deboli del comparto una remunerazione adeguata, collegata anche all'incremento dell'attuale valore dell'orario di straordinario proprio in virtù di quella prontezza che lei, di cui lei faceva cenno all'inizio della sua relazione. Grazie. Bene, ringrazio l'onorevole Occhionero. Non ho altre richieste di intervento, pertanto do adesso la parola all'ammiraglio Ottaviani per la replica. Prego, a lei la parola. Grazie. Innanzitutto, davvero fuori da ogni prassi, ci tengo io a ringraziare tutti loro per l'opportunità di oggi, ma anche per, come ho menzionato nel testo
che ho offerto poco fa nel mio intervento, l'attenzione dimostrata dalla compagine politica nell'aumentare i tetti di ore retribuibili per il personale di strade sicure. È stato un segnale estremamente gradito da parte del personale, è stato un segnale estremamente motivante. Quindi davvero grazie per la vicinanza che è stata mostrata. Per quanto attiene poi alla domanda, ecco, io vorrei dire a premessa che oggi noi abbiamo aperto un focus sull'istituto dello straordinario. Bene, evidenzio che questo istituto, proprio come monte ore, io mi sono soffermato su tutte le dinamiche, le priorità, perché era doveroso farlo. Però l'istituto dello straordinario ho tratteggiato, ho detto anche che esistono anche altre forme parallele di ristoro al lavoro fatto oltre le 36 ore. Quindi ho parlato di compenso forfettario di impiego, compenso forfettario di guardia e voglio dire anche che l'istituto dello straordinario è uno dei tanti tasselli che compongono il puzzle del trattamento economico del personale militare. Tutto questo per dire che è una tematica molto delicata, è una tematica che noi affrontiamo quotidianamente di concerto con il COCER, è una tematica attualissima perché in questo momento stiamo avviando le prime fasi della concertazione economico-normativa e la stessa risoluzione che loro hanno proposto è un ulteriore stimolo proprio a valutare l'aspetto dello straordinario, ma va fatto con molta cautela, proprio perché è connesso ad altri istituti, proprio perché è un tassello di un puzzle più grande. Ricordo che è un istituto di cui beneficiano anche le forze di polizia, quindi intervenire su questo istituto ha un afflato, ha un riverbero anche su realtà che esondano la compagine strettamente delle tre forze armate. Ed è inoltre un istituto particolarmente dedicato in quanto va contestualizzato al momento attuale, un momento che vede le forze armate ri ridursi annualmente, ridursi gradualmente ma costantemente. Come noi sappiamo, la legge 244 del 31 dicembre 2012 e la successiva normazione discendente, decreti legislativi 7, 8 del 2014 e successivi decreti legislativi, stanno disciplinando un graduale decalage che porta appunto al modello da 190.000 iniziale a 150.000, cioè sostanzialmente noi viviamo quotidianamente, annualmente, ma anche quotidianamente, un divario fra il personale che reclutiamo rispetto al personale che per cause naturali, fisiologiche, di limiti di età, se ne va, ovviamente in deficit. Osserviamo tuttavia che i compiti istituzionali delle forze armate sono rimasti sostanzialmente gli stessi, ma inoltre, diciamo, il contesto contingente vede l'emergere di nuovi fronti e mi riferisco ai nuovi domini come il dominio dello spazio, il dominio cibernetico, in cui la difesa opera costantemente e sta operando per non perdere quelle competenze in settori dove, come nel mondo cibernetico, si rischia di perdere definitivamente il treno. Quindi tutto questo per dire che i compiti probabilmente aumentano, le teste diminuiscono, lo straordinario è forse una delle più importanti leve che ha un comandante per poter mandare avanti il proprio ente, il proprio comando a lui affidato nel migliore dei modi ed assolvere ai compiti istituzionali. Quindi è una tematica che va ben studiata, ben contestualizzata e anche l'ipotesi, ad esempio, di canalizzare a origine, a monte le risorse è un qualcosa da valutare attentamente perché faccio degli esempi. Innanzitutto lo straordinario in termini di emolumento, di denaro, viene corrisposto per attività impreviste spesso, ma soprattutto in relazione agli incarichi, alla fattispecie che si crea. E voglio fare un esempio della mia forza armata, cioè a bordo di una nave, molto spesso
maggiore priorità il nostro uomo rispetto all'ufficiale responsabile dei radar. Ora, il nostro uomo è un maresciallo, quindi a riprova del fatto che lo straordinario non è ancorato ai gradi, ma è ancorato all'incarico e alla fattispecie contingente che si deve affrontare, ecco, dare la flessibilità al comandante di poter indirizzare le risorse disponibili a secondo dell'esigenza che ha, probabilmente è un qualcosa da tenere in considerazione. Bisogna stare attenti, in altre parole, a non ridurre dei margini di manovra che possono essere preziosi per il comandante per mandare avanti l'ente a lui affidato. Ma da ultimo, voglio anche dire, anche per esperienza personale, che la flessibilità e la non compartimentazione ab origine delle risorse va spesso incontro al personale, va spesso incontro alle esigenze personali della gente che magari per questioni di pendolarismo o per esigenze familiari sono proprio loro a chiedere che il monte ore fatto in eccesso non sia oggetto di una remunerazione in denaro, ma sia corrisposto in termini di recupero compensativo, magari per stare più vicino alla famiglia in un momento particolare. Tutto questo per dire che la tematica è meritevole di grandissima attenzione, quindi per dire che non abbiamo al momento una soluzione, perché il problema è di rilievo e di spessore, e quindi, ripeto, necessita di essere valutato di concerto col COCER che rappresenta tutto il personale, e lo faremo ancora di più nell'ambito della concertazione. Ripeto, la risoluzione che abbiamo esaminato costituisce per noi un ulteriore stimolo a farlo. Grazie. Bene, grazie a lei ammiraglio. Io non ho altre richieste di intervento, pertanto appunto rinnovo i ringraziamenti all'ammiraglio Ottaviani, al colonnello Ciampi, tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie ancora. Grazie a lei, signor Presidente, grazie a tutti gli onorevoli.